Si sente sicuro nei dintorni del Parco Maddalena? Sì, non vedo, perlomeno io non trovo il pericolo, non mi è successo niente, perciò non posso dire il contrario. Sì, quindi non si è mai trovato in situazioni pericolose? No, non ho mai visto nessun tipo di pericolosità. Secondo lei viene fatta manutenzione al parco? No. No, perché come si vede è tutto abbandonato da anni. Ritiene che serva un impianto di videosorveglianza? Sicuramente sì, anche solo per i bambini, per la sicurezza loro. Sembra una zona tranquilla e controllata, insomma. Si è mai trovato in situazioni pericolose? No. Secondo lei ha bisogno di manutenzione il parco? Viene fatta la manutenzione? Vedo che viene fatta spesso e vengono aggiunti anche giochi in sicurezza, viene controllato spesso, insomma. Ritiene che serva un servizio di videosorveglianza? No, non mi sembra necessario in questa zona. Sì, ci sono venuta poche volte, però le poche volte che l'ho frequentato l'ho trovato tranquillo, un posto sicuro, sì, decisamente. Non si è mai trovata in situazioni pericolose? No, no, anche perché sono sempre venuta di mattino, ci sono tanti bambini, direi che per il momento è un'esperienza positiva. Secondo lei viene eseguita la manutenzione? Per il momento, in questo momento sì, poi non so, tempo addietro, nei momenti in cui ci sono stata io è sempre stato ordinato, pulito. Ritiene che sia necessario un sistema di videosorveglianza? Questo non glielo saprei dire, bisognerebbe avere esperienza il pomeriggio, la sera, non, la mattina mi sembra di no. Allora, abbastanza, nel senso che io parlo da mamma e vengo spesso mattina e pomeriggio, la mattina anche. Più che altro bisognerebbe, ecco, per i bambini, per la sicurezza dei bambini, togliere tutte le grate arrugginite perché sono molto pericolose, che sono, diciamo, contornano, ecco, i giochi. Poi per il resto hanno messo anche dei giochi nuovi. Mancano degli alberi, purtroppo il grosso handicap del Parco Maddalena è che mancano alberi, cioè non c'è una zona d'ombra giusta per i bambini. E nel pomeriggio invece vedo anche parecchi ragazzi che vanno appunto in fondo e, come diceva prima, mancano, non lo so, delle sorveglianze, delle telecamere che possano anche dare maggior sicurezza per i ragazzini adolescenti, perché io sono anche una mamma di una ragazza di 12 anni e quindi vedo nel pomeriggio, diciamo, anche dei gruppi di ragazzi che vengono e si nascondono a volte anche in fondo e bisognerebbe, ecco, ci fosse forse più sorveglianza verso metà pomeriggio, sera. Si è mai trovata in situazioni pericolose? No, situazioni pericolose no, a parte con la mia bambina di 2 anni e mezzo che devo seguirla ovunque, ecco, le grate arrugginite sono state pericolose perché è caduta 2 volte e si è anche fatta male, quello sì. Secondo lei la manutenzione viene fatta? Viene fatta come si può fare oggigiorno, ogni tanto, forse andrebbe fatta con più frequenza, questo sì. È un parco tranquillo, almeno al mattino, c'è sicurezza per i bambini, anche se un po' i giochi devono essere rinnovati un pochino tutti, insomma, per la sicurezza fisica loro, dei bambini, però ecco, se ci fosse come una videosorveglianza, penso che sarebbe ancora più sicuro e più... Per i genitori, ecco, acquisterebbe un'altra sicurezza. Al pomeriggio non lo frequento perché c'è il sole, c'è caldo, quindi soltanto al mattino. E basta, poi al pomeriggio tardi, non so se ci sono altri ragazzi più grandi, questo non lo so. Si è mai trovata in un episodio pericoloso? No, mai, mai, assolutamente. No, no, è tranquillo come parco, anzi ce ne fossero. E speriamo che al più presto aprano quell'altra metà di parco in modo che abbiano più spazio i bambini, insomma. Certo, sì. Si è mai trovata in episodi pericolosi? No, mai. Secondo lei sarebbe necessario un sistema di videosorveglianza? No. E la manutenzione viene eseguita? In questa parte del parco mi sembra proprio di sì, l'altra parte no, ma è chiusa al pubblico. È normale che non venga eseguita. Oddio! Sì, abbastanza sicuri, ci sono telecamere, bisogna vedere alla sera più che altro, bisogna vedere perché è abbastanza grande, poi ci sono là in fondo penso che ci siano delle persone che entrano dentro tranquillamente, lo stesso.
Si è mai trovato in episodi all'interno di episodi pericolosi? No, qua dentro no, fino adesso no, non è mai successo niente, non ho mai avuto nessun tipo di riscontro anche da parte di altre persone, quindi i ragazzi, i bambini stanno bene, si divertono, soprattutto al pomeriggio, visto che c'erano tanta affluenza, la mattina un po' meno perché o a scuola oppure non so, vengono quelli piccolini, gli altri sono magari in qualche posto, non so, che fanno dei, ho visto anche qua più avanti, ci sono tanti bambini, quindi penso che qui vengono quelli più piccoli di mattina, ecco, diciamo, e i cagnolini e basta, ecco. Secondo lei la manutenzione viene eseguita? Sì, no, ci sono le persone anche la mattina, ho visto c'è sempre un custode che viene a pulire, io vengo due volte, qua due o tre volte a passeggiare col cagnolino, ho visto che sia la manutenzione del verde sia la manutenzione del, diciamo, la pulizia viene fatta sempre, ogni mattina c'è una persona adatta, addetta proprio a questa cosa. Grazie. Prego, prego.